Ho fatto questo video. Il mio obiettivo era portare un po' di consapevolezza, no? Sul fatto che oggi molta gente è ancora diffidente e crede che il nucleare porti a esplosioni, contaminazione, scorie radioattive, devastazione, desolazioni, mostri tentacolari e ovviamente a una fine del mondo zombie. Bene. Ok, mi sono fatto un po' trasportare. Tutte cavolate. Ma il mio impegno, e soprattutto quello di molti altri nel cambiare l'idea comune, è inutile. Ma ci si prova, ugualmente. Sotto quel video ci sono state centinaia di commenti, tantissimi, mi ha fatto veramente un sacco piacere. E come sto facendo ultimamente, voglio rispondere ai vostri commenti, no? Ma non posso farlo io questa volta, non posso farlo da solo perché non ne ho le competenze. Mannaggia a me, dovevo studiare fisica e invece ho fatto altro. E di conseguenza ho chiesto l'aiuto invece a chi ne sa di questo argomento. È Luca Romano, alias l'avvocato dell'atomo, di cui lascio chiaramente tutti i vari riferimenti, i vari social qui sotto. Vi raccomando, seguitelo se non lo fate. Ho selezionato un po' di commenti, tutti quelli che, come dire, raggruppavano un po' le tematiche principali, dubbi, miti, no? Alcuni un po' curiosi. E ora vogliamo rispondere a tutti questi dubbi e questi commenti. Siamo pronti? Si va! A sostenere che il nucleare è brutto e cattivo, alcuni considerano quello che sta accadendo in Germania, e cioè il fatto che sta disattivando le varie centrali, per ovviamente sostenere la propria tesi. Ecco, vedete, interpretare e piegare un accadimento così, no, da usarlo come spiegazione e tesi di una convinzione, è un po' come voler trovare nell'oroscopo la guida del nostro futuro. In ogni caso, che succede in Germania? La Germania effettivamente sta smantellando le sue centrali nucleari, ma è un caso in controtendenza in realtà in Europa e nel mondo. In Europa ci sono paesi oltre alla Germania che stanno chiudendo le centrali nucleari, sono la Spagna, e poi ci sono paesi che sono molto contrari come l'Austria, Lussemburgo, Danimarca. Ci sono molti altri paesi che invece ne stanno costruendo di nuove o vogliono costruirne di nuove, tra cui Francia, Inghilterra, Olanda, Svezia, Finlandia, Polonia, Estonia, Romania, Bulgaria, Slovenia, Slovacchia, Croazia. Insomma, c'è un lungo elenco di paesi ai quali recentemente, tra l'altro, si è aggiunta la Svizzera, sta discutendo di cambiare la legge per costruire nuove centrali. Lo trovo un po' buffo, e il fatto che gli italiani abbiano questa fascinazione per la Germania e pensino che la Germania non possa mai sbagliare. Sono fallibili e su questo ambito qua hanno sbagliato e lo stanno pagando anche molto caro, perché proprio la chiusura delle centrali nucleari, combinata con il fatto che il gas è salito di prezzo a causa della guerra in Ucraina, ha portato l'industria tedesca in crisi, perché i prezzi dell'energia sono saliti e le fabbriche tedesche fanno fatica a competere con i cinesi, gli indiani e quant'altro, e questo in questo momento sta portando la Germania in recessione. La Germania non sta crescendo. Il costo del nucleare è troppo alto, e più alto di qualsiasi altra rinnovabile, punto. No, si legge addirittura così nei commenti. È vero o no? C'è un fondo di verità in questa affermazione, ma c'è anche molto da chiarire. Quando si fa questa affermazione ci si riferisce solitamente a una metrica che si chiama LCOE, Levelized Cost of Energy, che è semplicemente il costo nudo e crudo di generare una certa quantità di elettricità, cioè un kilowattora, un megawattora, no? E da questo punto di vista il nucleare effettivamente è più costoso delle rinnovabili, perlomeno nei primi 20-30 anni. Una volta ripagato il costo di costruzione della centrale, il costo del nucleare poi crolla, perché il costo della materia prima e della manutenzione sono bassi, e quindi a quel punto il nucleare in realtà diventa molto competitivo, se si considera che una centrale ha una vita operativa di 60-80 anni. Tanti hanno nella loro testa l'immagine dello tsunami di Fukushima, no? Un disastro naturale. Uno tsunami nel Mediterraneo, non so voi, ma io lo vedo un po' difficile. Ma però un terremoto ci può stare, no? Anzi, altro che, l'Italia purtroppo è stata devastata da tanti terremoti. E se abbiamo proprio
Lì, dove c'è il terremoto, una centrale, chissà che disastro. Le centrali nucleari sono tra gli edifici più resistenti mai costruiti dall'uomo. Nessuna centrale nucleare ha mai avuto problemi per un terremoto, mai nessuna nella storia. Neanche Fukushima, che poi il problema fu al massimo lo tsunami, e ancora ci sarebbe da parlarne. Ma in Giappone, dove stanno riavviando il nucleare, dopo aver chiuso, avevano chiuso un po' in preda al panico dopo Fukushima, ma adesso stanno riaprendo tutto, vedendo che le centrali comunque restano perfettamente funzionanti. In Corea ci sono centrali nucleari, ne stanno costruendo altre, in Turchia stanno costruendo centrali nucleari, sono paesi ben più sismici del nostro. Io dico sempre che se in Italia arrivasse mai un terremoto violento come quelli che arrivano in Giappone, io vorrei che ci fossero le centrali nucleari, perché sono l'unico edificio dove mi sento tranquillo ad andarmi a nascondere. Qualcuno sostiene che ci stanno ingannando. Complotto. Complotto c'è sempre, perché la tecnologia delle centrali nucleari è una tecnologia vecchia di 80 anni, no? Ci stanno propinando una tecnologia vecchia come qualcosa di rivoluzionario. A parte il fatto che allora, se la mettiamo in questo modo, la tecnologia delle pale eoliche è vecchia di 3000 anni, no? I primi mulini a vento, se proprio la dobbiamo mettere così, però chiaramente la fissione dell'uranio, il processo fisico è quello. Ma allo stesso modo anche la combustione dell'idrocarburo è sempre la stessa. Però, voglio dire, l'ultimo modello di Airbus non è esattamente la stessa cosa dell'aereo dei fratelli Wright, no? Sono tutte e due che bruciavano un qualche tipo di idrocarburo per far girare un'elica. Però mi sembra che si sia un po' evoluta la tecnologia. Quindi è chiaro che, ripeto, il processo fisico della fissione dell'uranio, che genera energia, quindi calore, acqua, elettricità, è rimasto lo stesso. Ma tutto ciò che c'è intorno, tutta l'ingegneria nucleare, è ben cambiata dai primi reattori ad oggi. La tecnologia attualmente in commercio, i reattori di terza generazione avanzata, riescono ad ottenere delle prestazioni pazzesche, non erano neanche pensabili all'epoca. All'epoca si facevano reattori da 200-300 megawatt, quello di Trino Vercellese era 270 megawatt, quando è stato costruito era il più potente al mondo. Adesso, più o meno con la stessa dimensione, cioè un reattore più o meno della stessa dimensione, si arriva a potenze di 1600 megawatt, si arriva a burn-up molto più alti, cioè a sfruttare molto meglio il fissile, ci sono gli accident tolerant fuel, ci sono tutta una serie di miglioramenti tecnologici che non sto neanche a, anche ovviamente dal punto di vista della sicurezza. Questo per me è un argomento interessante, perché effettivamente quando si parla di solare, soprattutto di solare, ma anche un po', come dire, di eolico, un po' meno di idrico, tutte queste soluzioni, no, si spostano verso la decentralizzazione, cioè anziché avere un punto di produzione di energia, no, di una grande quantità di energia che poi deve essere distribuita, no, con, in tutto il paese, con le varie linee elettriche, è molto più smart, conveniente, permettere a chiunque di produrre la propria energia o comunque di creare più punti, no, dove l'energia viene prodotta. Se ci pensiamo, usare una centrale nucleare è un concetto un po' vecchio, no? Va in controtendenza, perché significa centralizzare. Ha senso o no questa cosa? Secondo me le due cose devono avvenire in contemporanea. Come tu hai detto, ci mettiamo i pannelli sul tetto di casa e siamo indipendenti. Io sono favorevolissimo a questa cosa, se hai una casa. Purtroppo non ce l'hanno tutti una casa, molte persone vivono in città in un condominio di 10 piani il cui tetto non ha sufficiente spazio per alimentare tutti gli appartamenti che stanno sotto. E poi c'è il fatto che 40% rotti del consumo elettrico nazionale lo fanno le industrie. Ma puoi metterci qualche pannello solare sopra un'acciaieria, ma ti giuro che non ci alimenti gli altoforni. Sono assolutamente favorevole alle rinnovabili, sono favorevole alla decentralizzazione, alle comunità energetiche, va benissimo. Però bisogna tenere presente che ci sono le grandi città, Torino, Roma, Milano, e ci sono le grandi industrie per le quali le rinnovabili non vanno bene. E ovviamente non può mancare il grande cavallo di battaglia, cioè le scorie radioattive. Che nel nostro immaginario, no, un po' per colpa dei film, dei cartoni animati, ci immaginiamo questi barili, no, di rifiuti fluorescenti, che liquido che esce, no, che emettono radiazioni e che nel migliore dei casi ci fanno diventare dei supereroi, ma spesso invece no, accade il contrario e sono nocivi, no? La domanda è: ma sono veramente un problema o no queste dannate scorie?
non è vero che non sappiamo dove vengono stoccate, lo sappiamo perfettamente, ogni singola barra di combustibile irraggiato nel mondo è tracciata. Quindi non c'è mai stato nella storia del nucleare civile un caso di mala gestione di rifiuti radioattivi. Mentre ci sono stati nella medicina nucleare, ci sono stati in ambito del nucleare militare, non ci sono mai stati casi in ambito di nucleare civile. Quindi ad oggi la gestione delle scorie non è un problema, non lo è mai stata. Le quantità che si producono sono molto ridotte, parliamo di circa 1 m³ per reattore per anno. Considera che un reattore fa il fabbisogno energetico di 1,5 milioni di persone, e quindi capisci che non siamo su quantità veramente... Cioè, l'intera città di Torino è come se producesse 1 m³ o 2 di spazzatura in un anno, quindi insomma, ecco, siamo veramente quantità molto molto ridotte. Adesso facciamo questo esempio. Nonostante tutte le sicurezze, ok, nonostante non ci sia vicino al mare, quindi non sono gli tsunami, nonostante i criteri antisismici, dai, su, un incidente può accadere, no? C'è la statistica, anzi la legge di Murphy, no? Cioè, e se accade, sono cavoli, no? Quindi, se accade, ci immaginiamo un'area infinita, un deserto nucleare, no? Un po' alla Fallout, per intenderci. Ecco, ma è proprio questo, no? Questo deserto distrutto completamente che accade dopo un incidente o no? Ad oggi i due casi di incidenti che hanno portato a un'evacuazione di un'area sono Chernobyl e Fukushima. Un incidente come Chernobyl non è assolutamente ripetibile, è un incidente che poteva avvenire solo in quel reattore lì, che già all'epoca era considerato non sicuro per gli standard occidentali, infatti esisteva solo l'Unione Sovietica. E in ogni caso, nel caso di Chernobyl, sì, parliamo di un'area di alienazione di 3.000 km quadrati, ma vuol dire un cerchio di raggio 30 km, non è 30 per 30 per 3,14, va più o meno 3.000, però non è chissà che cosa. Cioè, detto che, cioè, ci sono parchi in Italia che sono più grandi e sono zone dove le persone tendenzialmente non entrano. A Chernobyl peraltro ci si entra con le guide, si fa la visita, prima della guerra in Ucraina era un sito turistico, il sito turistico più frequentato del paese, quindi un giro te lo puoi anche fare, non puoi abitarci come non puoi abitare in un parco naturale. Mentre per quanto riguarda Fukushima, che di nuovo in Italia sarebbe difficile da immaginare perché uno tsunami di 15 metri nel Mediterraneo, faccio fatica a immaginarlo, ma il punto è che Fukushima non doveva essere evacuata. Cioè, la decisione di evacuare Fukushima è stata una decisione politica presa in preda al panico, sbagliata, dimostrabilmente sbagliata, ci sono proprio degli studi, si è dimostrato chiaramente che se le persone non fossero mai state evacuate non si sarebbe neanche visto un aumento di cancri, cioè forse ci sarebbe stati 2 o 3 casi in più nell'arco di 30 anni, che però nelle statistiche comunque non te ne accorgi neanche, perché comunque il cancro se lo prende il 40% delle persone nella vita. Quindi su 100.000 persone, invece di avere 40.000 casi di tumore, ne avresti avuto 40.002, e però magari sarebbero anche stati quelli curabili. Ecco, invece evacuando le persone hanno causato 1.500 vittime, perché lo stress, persone anziane, ci sono stati casi di diabetici che non hanno avuto accesso all'insulina durante l'evacuazione, ci sono stati casi di suicidio. Io perché persone convinte di essere contaminate irrimediabilmente, ma non lo erano assolutamente. C'è stato un enorme aumento degli aborti, donne che hanno ricorso all'aborto convinte che il figlio sarebbe nato deforme, anche questa è una stupidaggine. Quindi i danni psicologici sono stati dell'evacuazione sono stati molto superiori a quelli fisici. Quindi persino in uno scenario come quello di Fukushima, che pure un incidente, ripeto, difficilmente ripetibile in Italia, l'evacuazione non era necessaria, non sarebbe dovuta mai essere fatta. Un utente fa notare che in Italia ci sono già delle centrali nucleari, anzi molto più, ce ne sono 8, sono usate da aziende e da militari. Io non lo sapevo. No, assolutamente falso. In Italia ci sono 4 reattori attivi, ma non sono militari né privati, sono reattori di ricerca scientifica che sono attivi all'Università di Pavia, 2 a Roma e 1 a Palermo, sono gestiti dall'ENEA e sono comunque sorvegliati a livello internazionale come tutti i reattori nucleari del mondo. Cioè, se tu vai a visitare un reattore di ricerca in Italia, ci trovi che ci sono delle telecamere che riprendono il reattore, e quelle telecamere, il monitor è a Vienna, alla sede dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, perché persino i reattori di ricerca sono controllati internazionalmente, ma è assolutamente falso che in Italia ci siano reattori privati o militari.
ecco un altro punto interessante che secondo me bisogna approfondire. E cioè si dice che il materiale nucleare, il materiale fissile a disposizione, è poco. Quindi, ma che senso ha infilarsi nella produzione di centrali nucleari? No, poi finisce il materiale, ce l'abbiamo lì. Come facciamo ad alimentarle? No, non è vero, il materiale, le riserve di uranio oggi sono stimate a 130 anni ai consumi attuali, ma bisogna distinguere tra riserve e risorse. Le riserve sono quelle che sappiamo già dove sono, sappiamo già come estrarle, sappiamo già a che prezzo riusciamo a estrarle, e quindi sono solo le miniere conosciute, ma allora se la mettiamo così dovremmo rinunciare tutti all'auto elettrica, perché quelle di litio sono molto più brevi. In realtà sappiamo che sia per l'uranio sia per il litio ce n'è tanto ancora sulla superficie terrestre, sulla crosta terrestre, semplicemente che nessuno scava oggi, va alla ricerca di uranio per estrarlo tra 150 anni. Inizieremo a essere più vicini, inizieremo ad andare a cercare, a fare prospezioni per andare a cercare nuove miniere. E inframmezziamo anche un po' di complotti, no? Qualcuno c'è sempre. Come quello in cui si dice che in UK, in Inghilterra, è stato dimostrato che i cittadini, i bambini soprattutto, che abitano vicino alle centrali nucleari, questi bambini si sono ammalati di leucemia. Quindi, caspita, è vero, cioè bisogna stare alla larga. No, è falso. Tra l'altro è stato dimostrato che è falso nel Regno Unito. Era uno studio che era uscito in Germania nel 2008, si chiama KIK, scritto con K-I-K-K, che effettivamente evidenziava una correlazione. Cioè sembrava che i bambini nati vicino alle centrali nucleari, nei comuni vicino alle centrali nucleari, avessero tassi di leucemia più alti. In realtà il dato era vero, ma la causa non era quella ed era in realtà una coincidenza. Un fenomeno che si chiama sharpshooter fallacy, cioè se io vado a cercare tra i nati vicino alle centrali nucleari, che sono comunque comuni con centinaia di migliaia di abitanti, e tra tutti i nati io vado a cercare su tutte le malattie, è statisticamente probabile che un valore anomalo lo trovo, ma perché non è che se tiro, come dire, tante frecce verso un bersaglio, prima o poi colpisco il centro, ecco. È una cosa che tra l'altro era già successa in Svezia, non con le centrali nucleari, ma con le linee elettriche. Avevano scoperto che chi abitava vicino alle linee ad alta tensione aveva più probabilità di contrarre non so più quale linfoma, ma non era vero. È semplicemente che se faccio una ricerca su un milione di malattie, mi aspetto che ogni malattia abbia un certo tasso, non so, dell'1%, però quell'1% è una media. Proprio perché è una media, se cerco un milione su un milione di malattie, qualcuna sarà sotto la media e qualcuna sarà sopra. Infatti poi quello studio tedesco, che nel 2008 fece un certo scalpore, venne ripetuto in Francia, in Svizzera, in Italia e in Inghilterra e in Svezia, in Finlandia, e non trovarono mai nessuna correlazione. Fu proprio smentito oltre ogni possibile dubbio, e a un certo punto intervenne poi anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dire che no, ragazzi, cioè non esiste nessuna. Tra l'altro già nel 2008, quando era uscito sto studio, la stessa ente radioprotezionistico tedesco aveva detto: guardate che non può essere colpa delle radiazioni, perché le radiazioni le misuriamo e non sono più alte qua che da un'altra parte. Cioè chi abita vicino a una centrale nucleare non prende più radiazioni di chi abita lontano. E poi effettivamente si è dimostrato, tra l'altro in Inghilterra sono andati anche molto, cioè hanno fatto un primo studio che ha dimostrato che non si sono fidati, ne hanno fatto un secondo, poi non erano ancora contenti, ne hanno fatto fare un terzo proprio alla quello che da noi sarebbe l'Istituto Superiore di Sanità, ecco, l'equivalente inglese del nostro Istituto Superiore di Sanità. Quindi hanno fatto ben tre studi in Inghilterra senza trovare correlazioni, e ne hanno fatto anche uno in Italia, che si chiama Indagine sullo stato di salute dei comuni che hanno ospitato impianti nucleari, una cosa del genere. Comunque, Indagine sullo stato di salute dei comuni inizia sicuramente così, e anche lì dimostra che non abbiamo avuto in Italia tassi anomali di malattie nei comuni che hanno ospitato impianti nucleari e o impianti per il trattamento del combustibile. Se cercate su Wikipedia o qualche altra fonte sotto alla voce incidenti centrali nucleari, vedrete una bella lista di incidenti, ben più lunga di Chernobyl, di Fukushima e pochi altri. Quindi sembra quasi che si stia minimizzando, no? E che si citano solamente gli incidenti più grandi, ma in realtà ce ne sono un sacco. La scala INES, che misura gli incidenti nucleari, ci sono diciamo 7 livelli, e però in inglese ci sono due parole che in italiano vengono tutte tradotte con la parola incidente, ma in inglese sono due parole diverse, c'è incident e c'è accident.
Noi le traduciamo entrambe come incidente, no? Però in un caso in inglese si parla di un incidente grave, e allora quelli sono quei tre lì, sono Fukushima, Chernobyl e Three Mile Island. Poi ci sono tutti quelli che non sono incidenti gravi, sono dei guasti, sono come dire, degli inconvenienti. E siccome siamo nelle centrali nucleari, che sono impianti molto monitorati, anche quelli li si traccia tutti. Però si tratta di casi che non hanno prodotto né vittime, né feriti, né dispersione di radiazioni, niente. Cioè, si tratta veramente di guasti, di inconvenienti all'interno di una centrale nucleare che possono capitare come possono capitare ovunque. L'unica differenza è che in una centrale nucleare, se prende fuoco una stampante, viene riportato sul giornale, cioè finisce sul. Viene tutto tracciato perché c'è un livello di monitoraggio altissimo. Ma se la mettiamo così, cioè, qualunque industria. Cioè, ci sono degli incidenti, ma molto più gravi. Cioè, nell'industria fossile, quante volte c'hai una fuga di gas che esplode qualcosa? Quante volte c'hai una miniera che crolla, un incendio in una raffineria di petrolio? Ma anche con le rinnovabili, quante volte succede che i pannelli sul tetto di una casa prendono fuoco? Per costruire una centrale nucleare servono tanti, troppi anni, 20 anni almeno. Quindi, non ha senso, vedete, anche oggi abbracciare adesso questa tecnologia, perché fra 20 anni avremo, che ne so, ottimizzato i pannelli solari per una resa assurda. Quindi lasciamo stare il nucleare e concentriamoci su altro, no? E questa è un'opinione estesa. Non è vero, ne servono 6, 5. Chiaro che in Europa abbiamo avuto un paio di casi recenti di centrali nucleari che sono andate molto lunghe con la costruzione, e questo dipende dal fatto che in Europa non si è costruito per tanto tempo, quindi abbiamo dovuto rimparare da zero. Cioè, parliamo di centrali dove quasi ogni componente o quasi ogni lavoro è stato dovuto fare due volte, perché veramente non c'era più la capacità. La centrale di Olkiluoto in Finlandia è iniziata la costruzione nel 2005, nel 95 era finita l'ultima centrale in Francia, ok? Dal 90, quindi una centrale che è iniziata nell'89, finita nel 95, dall'89 al 2005 non c'è stato nessun cantiere. E certo, quando nel 2005 ricominci e devi rimparare da zero, hai una nuova generazione di tecnici da formare, hai una supply chain che si è fermata, quindi anche la fabbricazione delle componenti che devono essere nuclear grade, quindi le componenti vanno fabbricate con dimensionamenti precisi al centesimo di millimetro, e devi trovare le aziende che sono in grado di farle, perché molte hanno chiuso quel reparto, magari. E quindi, certo, ci è voluto tempo, abbiamo avuto questi casi di ritardo, ma invece nei paesi che non hanno mai smesso di costruire, come la Corea, la Cina, si fanno i reattori in 5 anni. La media mondiale è 7. E non poteva mancare il risvolto politico, perché in Italia non ci sono minieri di uranio o che ne so, no, altro materiale fissile. Quindi usare le centrali ci renderebbe schiavi di altre nazioni, schiavi della Russia, o altri paesi che forniscono questi materiali. Sì, e la Russia non è tra questi. La Russia è tipo il sesto produttore mondiale, ma produce meno del 2% della domanda mondiale. I paesi principali sono il Kazakistan, l'Australia, il Canada e la Namibia. Faccio presente, due di questi sono democrazie, quindi c'è già un grosso miglioramento. Quello che la Russia forniva, era l'arricchimento, cioè l'uranio veniva comprato, non so, dall'Australia, veniva mandato in Russia a far arricchire, perché nelle centrali si usa l'uranio arricchito al 5%, e poi quell'uranio arricchito veniva mandato dove serviva. Con la guerra in Ucraina, molti paesi ovviamente non vogliono più comprare l'uranio arricchito dalla Russia, per cui la Francia, che aveva già una sua capacità di arricchimento, la sta espandendo per rimpiazzare la Russia come fornitore principale in Europa. Gli Stati Uniti hanno riavviato la loro capacità di arricchimento che avevano fermato, perché gli Stati Uniti compravano uranio arricchito dalla Russia. Quindi oggi la Russia fornisce ancora uranio arricchito a tutti i paesi, diciamo, che non sono europei, quindi la stessa Cina, i reattori russi che stanno venendo costruiti in Bangladesh, in Turchia, in Egitto, ovviamente useranno tutti uranio russo, e via dicendo. Ma in Europa, sono ancora pochi i paesi che usano uranio russo, proprio perché la Francia, molti adesso stanno usando l'uranio arricchito in Francia. Non saremmo dipendenti dalla Russia, saremmo forse dipendenti dal Canada per l'acquisto della materia prima, ma ricordiamoci sempre che parliamo di 1 m³ per reattore per anno, quindi vuol dire che se succede qualcosa col Canada, lo compri da qualcun altro, lo paghi di più, ma è
incide talmente poco sul prezzo dell'elettricità che non è un problema. E infine c'è chi è in attesa della fusione nucleare, quindi sostiene che anche in questo caso è meglio attendere perché la scelta della fusione è una scelta molto più consapevole. La fusione nucleare è in arrivo da 70 anni. La realtà è che la fusione nucleare non è per niente vicina. Io sono stato in visita a ITER l'anno scorso, ho fatto un'intervista al direttore generale Pietro Barabaschi, penso che sia l'autorità massima mondiale sulla fusione. Lui non sa quando arriverà a livello commerciale. Lui dice: noi speriamo di poter dimostrare che la fusione è fattibile entro 15 anni da oggi, però da lì a dimostrare che è fattibile, c'è da dimostrare che è fattibile a farla, passeranno ancora degli anni. E dal farla al renderla commerciale, cioè un conto è avere una tecnologia che produce energia, un conto è avere una tecnologia che io posso replicare a costi accessibili in tutto il mondo. C'è una bella differenza, la fusione è una roba complicatissima. Quindi forse l'avremo nella seconda metà del secolo, ma è un forse. Senza contare il fatto che io sono convinto che quando la fusione arriverà, perché prima o poi arriverà, prenderà il suo posto accanto alle altre fonti di energia, ma non è che andrà a sostituire la fissione o le rinnovabili, semplicemente, anche perché se no allora dovrei dire la stessa cosa delle rinnovabili, ecco perché puntiamo sulle rinnovabili se domani arriva la fusione che è meglio. La fusione si inserirà accanto alle altre forme di energia, ci saranno dei contesti in cui sarà più conveniente usare quella, ci saranno dei contesti in cui sarà più conveniente usare altro, anche perché la fusione ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi. Quali? È difficile dirlo finché non ho un impianto costruito. Magari sarà molto costosa, magari richiederà materie prime che non sono semplici, magari avrà una produzione di rifiuti difficile da gestire, perché anche la fusione produce rifiuti radioattivi. Non sono molto radioattivi, ma quantitativamente sono di più. Aggiungo una cosa, ci sono molte start-up che oggi promettono la fusione entro gli anni 30. Io non le conosco tutte, magari qualcuna avrà successo. Io posso dirti che ho intervistato anche lì a Dubai l'anno scorso, al Summit Mondiale sul Clima, un esponente di una di queste startup, e lui ha detto: no, il punto è questo, ITER sono sicuri che faranno la fusione, ma sarà un problema poi renderla commerciale. Noi se la facciamo, la nostra sappiamo che costerà poco e sarà commerciale, ma non siamo sicuri di farla. Il nostro è un approccio sperimentale, speriamo funzioni, ma non possiamo esserne certi. Quindi tutte queste startup qua si basano su tecnologie ancora non provate. Se avranno successo vedremo, ma è un se, di nuovo, non è una cosa su cui puoi scommettere il tuo futuro energetico. Grazie mille amici per avermi seguito in questo video, grazie a Luca per la bella chiacchierate la sua disponibilità, vi raccomando seguitelo sui social che vi lascio qui sotto in descrizione. Avete altre domande? Dubbi? Idee? Complotti? Scriveteli qui sotto, non vedo l'ora di leggere altri 1000 commenti, magari, mi piacerebbe veramente tanto, e lasciate anche un mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un altro video. Ciao!